Una giornata all'insegna dello spirito natalizio per circa 1000 bambini più sfortunati. Sono stati loro, infatti, i protagonisti della prima edizione di Children's Charity Day. Una giornata di beneficenza organizzata al Parco Divertimento Edenland a Napoli, dedicata alle bambine e ai bambini che vivono in condizioni di forte disagio economico. Ad accompagnarli gli operatori di oltre 10 case famiglie cittadine. Ad accogliere i giovani ospiti Gianluca Borzillo, patron di Edenlandia. L'abbiamo, come detto più volte, fatto in diversi anni. Quest'anno abbiamo deciso di renderla un po' più pubblica. Fatemi passare ovviamente il virgolettato un po' più pubblica, perché abbiamo avuto un coinvolgimento da parte di tutti, praticamente tutte le case famiglia di diversi quartieri, come dicevamo prima. E quindi diciamo è il momento, come si vede, è toccante, perché ovviamente magico direi, perché sono veramente numerosi. La nostra missione è quella di garantire il diritto a gioco di tutti, di tutte le fasce di reddito, e stare vicino a queste persone ovviamente per noi in questo momento è importante. Intervenuti l'assessore alle politiche sociali Luca Trapanese e Bruno Mazza della Casa Famiglia e Infanzia da Vivere. Edenlandia ha aperto le porte ai bambini del Parco Verde e quindi ci ha permesso di venire oltre quel quartiere difficile e quindi vivere comunque una giornata veramente bellissima per tantissimi ragazzi. Ne abbiamo portato 51 dal Parco Verde, più 10 ragazzi di una comunità di recupero di Caivano Sempre, quindi per noi è una gioia immensa essere qua, essere stati invitati. È stato importante perché comunque Caivano ha necessità di uscire da quel territorio difficile e le possibilità e le opportunità sono questi, di far vedere delle cose diverse ai nostri bambini. Non sempre degrado, non sempre in nero, no, ma i colori, la bellezza di questo posto per noi è qualcosa di magico.